Rocchescia Lubamba. Sì. Dai, vendicati. Allora, aspetta, perché io soffro un po' di vertigini. Va bene, amore, basta. Tolgo le ciabatte. Mamma mia. Ma regge questo affare? Ora che hai tolto le ciabatte sei sicuramente più bassa. Eccomi, buongiorno a tutti. Allora, inizio da Elettra. Vabbè, perché vado in ordine, solo per quello. Allora, Elettra, tu sei conosciuta per essere bella, hai un fisico pazzesco, sei tanto alta. Si dice altezza mezza bellezza, ma l'altra metà dov'è? Vi siete messi d'accordo, no, per non ridere, ma non fa ridere questa cosa. Mi hai delusa. Come t'ho delusa? Raga, ma che schifo. Vai all'altra, su, vai. Ma che siete proprio delle strozze. No, no, io riso, io riso. Perché vogliono farmi perdere l'ultima sfida. No, amore, tanto non scelgo loro, non ti preoccupare. Non c'è bisogno che ci impegniamo noi per fartela perdere. Parliamo di Lerish. Allora, Lerish, quando è che inizi a lavorare in discoteca come Gogo? Perché come drag queen non sei capace. Cicale. No, mi sono messo d'accordo. Amore, no, sei peggio di Farida, non me l'aspettavo, eh. Grazie, Tommy. Vai. Farida, veniamo a te. Cercherò di essere cattiva anche se non mi riesce. Delusione questa. Ma che schifo, è noia. Ho fatto più schifo di te. Ma sì, cavolo. Allora, Farida, tu ti vedo sempre nel camerino che hai il tuo astuccetto, prendi fuori aghi, fili, stoffe, tessuti. Il carattere quando lo tiri fuori, però. Poverina, ma sei stroncato in questa sfida. Poraccia. Amore, dai, rimettiti le ciabatte che si vedono gli allucivalghi. A te non lo dico. Ah no, a me è giusto, scusa. Vai. Tu mi hai criticato sempre i miei look, un po' cheap, un po' arrancati. E tu invece sei famoso come per essere un fashion icon, sempre alla moda, vestiti alla moda, regalati e tutto. Però io faccio tutto da solo, tu hai bisogno della tua stylist. Un applauso! Amore, una stylist la consigliamo anche a te comunque, viene a va bene? Deve essere il tuo forte. La verità finito. È che io non sono cattiva come mi descrivo, per cui questa prova per me è stata difficilissima. Esatto, dai. Chiudi una prova di cucito. La mini sfida è persa, ma sti cazzi, cioè l'importante sono i rapporti umani. La sfida è ardua, vediamo da chi iniziare. Da Memo, che sarà più okay, difficile. Ok, passiamo da Lerish. Dice a me acido ialuronico e perizoma, ma amore mio, se il mio chirurgo ti vede entrare nella sua stanza, deve staccarti la faccia e montartela un'altra per non avere vergogna. Dove vai? Invece Rocchescia Lubamba, averti qui in finale mi fa capire che a volte nella vita far pena può salvare il culo. Farida Kant. Lei in passerella, sempre la più bella e sempre la migliore. Peccato che nelle sfide canto, ballo e impersonator, amore mio, secondo me vienimi a fare l'orlo e portami via. Invece per Tommaso volevo mettermi qua, vai, perché siamo anche uguali. Vai, vai, no. Ah, così è ancora meglio, perché si dice sempre altezza mezza bellezza. Non ho capito cos'è che con te è andato storto. Oddio. Grazie mille, ragazzi. Chi ha vinto? Il premio Cattiveria 2021 va a...